vitamina F. Ma come vitamina F? Esatto, vitamina F. Quando si parla di vitamine siamo abituati a sentire soprattutto parlare della vitamina B, che è una vitamina idrosolubile, quindi che si scioglie in acqua, che ormai è addizionata di tutto e di più, dagli integratori per la stanchezza fino ai cereali che mangiamo la mattina. Per carità, vitamina di fondamentale importanza. Siamo abituati a sentir parlare delle liposolubili, cioè delle vitamine che si sciolgono in grasso e non in acqua, la A, la E e la D, quindi la il retinolo, soprattutto nei prodotti anti-age, visto che noi di dermocosmesi ci occupiamo principalmente, la A ha un effetto molto importante. In casi di acne severa viene anche prescritta in alcune sue forme farmaceutiche. La E, il tocoferolo, un grandissimo antiossidante. La vitamina D, colecalciferolo, cioè soprattutto in associazione con il calcio, per le donne che hanno problemi di osteoporosi o comunque per tutti quei problemi di assorbimento osseo. Della vitamina F se ne sente parlare poco, eppure è una vitamina bomba. Se non volete invecchiare, dovete prendere la vitamina F. La vitamina F, quella che in gergo viene chiamata vitamina F, è un mix di acido linoleico e acido linolenico con acido arachidonico. Sono degli acidi grassi poliinsaturi, i famosi omega 3 e omega 6, che espletano una serie di funzioni e apportano un notevolissimo numero di benefici all'organismo. Parliamo di pelle, per una pelle secca, queste due vitamine, questo mix di vitamine è fondamentale. Molte patologie, anche di età giovanile, l'acne, ma dermatiti, eczemi, la stessa psoriasi, per non parlare di manifestazioni cutanee di malattie autoimmuni, quindi vabbè, la psoriasi, lupus eritematoso, fino a artriti reumatoidi, quindi a malattie sicuramente di una notevolissima importanza, sono legate a una carenza di vitamina F. Cioè l'integrazione con la vitamina F in questi casi è veramente, non voglio dire risolutiva, ma comunque ha un apporto veramente, veramente importante nel miglioramento dello stato generale della persona. La vitamina F a livello articolare veramente fa un lavoro notevole, espleta veramente una funzione molto molto importante. Dove troviamo la vitamina F? La vitamina F, come ben sapete, omega 3 e omega 6 spesso vengono associati a diete a base di pesce. In realtà non è che il pesce di per sé è ricco di omega 3 e omega 6. Il pesce si nutre di plancton, che a sua volta è molto ricco di omega 3 e omega 6, quindi di conseguenza noi mangiamo il pesce, non mangiamo il plancton, e possiamo introdurre quindi queste sostanze fondamentali nella nostra dieta. L'integrazione quindi di vitamina F, sappiate che è di fondamentale importanza, spesso viene un pochino trascurato questo aspetto, sia nella dieta sia in prodotti dermocosmetici, quindi ad applicazione topica. Vitamina F, F come forza della natura. Se ti è piaciuto questo video, like, condividilo, e se vuoi diventare la nostra consulente, laboratoriosanpatel.com. Ciao!